Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. La volta scorsa ci siamo lasciati con il mondo tutorial e zona 3 completata e vi avevo detto che avremmo caricato il nuovo mondo tutorial che giunge con Minecraft Education Edition. Ve lo faccio vedere perché l'avevo già caricato in partenza. È sufficiente cliccare su Creazione nuovo e cliccare su questo modello tutorial volume 2. Ok, io l'ho fatto già, l'ho già realizzato, mi sono portato nella zona 3 e come vedete differisce, come vi avevo anticipato, di molto rispetto al tutorial precedente. Ad oggi ci dirigeremo da questa parte dove vedremo le nuove funzionalità della versione Minecraft Education Edition. Queste cose che vedrete fanno parte esclusivamente della versione Minecraft Education Edition, la versione creata da insegnanti per insegnanti. Questa zona qua non l'avevo neanche vista. Per costruire una scala dobbiamo costruire, seguire questa ricetta. Infatti ci manca un bel pezzo di scala. Proviamo a costruirne un po'. E seguiamo le istruzioni, dobbiamo creare una bella H. Tasto destro, clicco con il tasto sinistro, tarada, così, così, e ne abbiamo fatte 3. Prese tutte e 3, messe di qua. Esc oppure la X qui in alto a destra, 1, 2, 3. Ok, completa le scale, diciamo, a pioli per raggiungere la cima di questa torre. Come vi avevo detto in precedenza, per salire opportunamente su queste scale a pioli vi conviene alzare la testa e puntare in alto, così non vi sbagliate. Ok, e godete della vista. In effetti è una vista molto simpatica, molto bella. Ok, anche questa zona è nuova, la vedremo successivamente. Io provo a suicidarmi. Non ci sono riuscito perché sono in una modalità, diciamo, di sopravvivenza, ma in pacifica, diciamo, il danno è molto meno evidente. Allora, informazioni di tipo costruttivo in Education Edition. Alcune funzionalità di Education Edition richiedono una abilità chiamata World Builder per utilizzarle o per modificarle. Ok? Per abilitarvi in questa funzionalità dovete interagire con la chat dei comandi. Non ve l'ho ancora raccontata, però si accede alla chat dei comandi premendo il tasto T. Ok? Il tasto Esc per uscire dalla chat dei comandi. Altrimenti T e guardate in avanti, vi dice che per abilitare questa funzionalità dovete scrivere slash ability spazio chiocciola P significa il giocatore più vicino. Siccome lo stiamo dando noi ed il giocatore più vicino siamo noi, questa abilità ce la stiamo dando a noi stessi. Quali abilità? Ci sono alcune funzionalità che possono essere agganciate al comando ability. Come vedete, c'è il Mayfly, Mute e World Builder. Mayfly posso abilitare o disabilitare la possibilità di volare. Mute significa disabilitare la possibilità di chattare. World Builder la possibilità di costruire o meno. Adesso noi utilizzeremo World Builder True. Quindi noi adesso siamo abilitati nella costruzione. Quando è che vi serve questo comando e questa sintassi? Non vi serve quasi mai, se non in modalità particolari in cui, tra l'altro, questo comando lo potete scrivere su queste lavagne per ricordarvi quando lo dovete utilizzare. Magari i ragazzi esplorano l'antica Grecia, a un certo punto devono costruire qualche cosa. C'è una lavagna in cui ai ragazzi, se giungono a quel punto, viene detto: contattate la vostra insegnante e chiedetegli di darvi questo comando, cioè ability chiocciola il nome del ragazzo, World Builder True. Per disabilitarla, ho premuto la lettera T. Muovo la freccia in alto
Così mi ricorda l'ultimo comando eseguito, cancello true e scrivo false, e mi sono tolto questa abilità. Per evitare di utilizzare tutta questa sintassi, posso premere la lettera T, utilizzare slash VB, ok, uno shortcut, un'abbreviazione, e l'abilità mi viene aggiornata oppure tolta. Ok, quindi ricordatevi VB per abilitare o disabilitare la possibilità di costruire un mondo magari che ha delle limitazioni. Ora le andremo a vedere queste limitazioni. Ok, c'è una fotocamera. Ok, luce, azione, camera. Prendi, diciamo, prendi in mano una camera per fare delle tue delle foto alle tue avventure. Poi right click per posizionarla e fare un selfie, oppure il comando give per darti una telecamera. Allora dobbiamo fare tre cose, ve le faccio vedere. Qui c'è una telecamera. Questo hanno ricreato un bellissimo green screen, fantastico. Allora, questo è un baule. Tasto destro e apro la cassa. Chiudo, tasto destro lo apro. Ci sono una serie di fotocamere. Clicco con il sinistro e me la porto nel mio inventario. Chiudo la cassa. Mi posiziono con la rotella sulla fotocamera, ok, con il tasto destro, per esempio, guardo laggiù, tasto destro, e ho fatto una foto. Tasto destro, seconda foto, tasto destro, e ho fatto una foto. Cosa vuol dire questo comando give? Immaginate che qualche ragazzo vi chieda, maestra, maestro, ho bisogno di un determinato oggetto, come facciamo a dargli questo oggetto? Si può dare in mille modi. Uno di questi modi è utilizzare il comando give. Come si utilizza? Chat dei comandi, slash give, spazio, e vi suggerisce a chi dare. Io posso dire per esempio chiocciola a tutti i giocatori, ok, do che cosa? Un vediamo un diamond, ho sbagliato, scusate, ho mosso give a tutti i giocatori un bel diamond. Allora, quando vi dà questi suggerimenti, utilizzando il tasto di tabulazione, io scorro gli oggetti. Io volevo dare un Diamond Sword. Arrivo fino in fondo. Ore, piccone, pala, spada. Spazio. Quante ne vogliamo dare? Diamone 3. Il massimo va dai 16 ai 64. Do invio. E vedete che adesso nel mio inventario ho tre spade di diamante. Ok, F5. Eccomi. Ok. Tada. Attenzione, in guardia. F5, vado ai giochi. Quindi abbiamo visto il comando give per darsi una fotocamera. Noi l'abbiamo trovata nella cassa. L'altra informazione che ci veniva data è no, era qui. Right click per farci un selfie. Allora, togliamo via questa camera, questo lo distruggiamo perché non ci interessa. Puff, esplodono tutte le camere. Ci vogliamo fare un bel selfie con questo sfondo grigio. Come dobbiamo fare? Allora, ho preso in mano una fotocamera. Clicco con il tasto, non me lo ricordo, sinistro? No, tasto destro. Ok, e l'ho posizionato a terra. Quindi se guardo a terra mi posiziona la camera. Se invece guardo in una posizione distante, senza interagire con qualcosa, vedete che quando io sto vicino con il mouse la croce direzionale mi permette di interagire con alcuni blocchi, ma quando vado oltre una certa distanza non riesco più. Andando oltre una certa distanza, se io clicco mi fa la foto. Diversamente, se io mi metto in questo punto e voglio posizionare la telecamera qui, tasto destro e me l'ha selezionata, scusate, posizionata. Poi clicco con il tasto destro
sulla fotocamera, pronto per il selfie. Perfetto, e scompare la telecamera. Ho posizionato questa, tasto destro, lei mi segue. Tararara, io mi sposto. Niente, selfie comunque. E tasto destro, lei mi segue. Io cerco di non farmi riprendere. Niente, mi ha preso comunque. Quindi, allora, la fotocamera ovviamente non serve per fare i selfie, ma per documentare le attività dei ragazzi. Perché dove vanno a finire queste attività? Vanno a finire in un altro oggetto che è specifico di Minecraft Education Edition, il portfolio. Ok, le tue foto verranno salvate automaticamente e compariranno nel portafoglio una volta che lo avrete in dotazione. Prendo un portafoglio, lo metto qui. Ovviamente il portafoglio e la camera, quando sarete in modalità creativa, saranno accessibili e ricercabili tra i vostri oggetti premendo il tasto E. Allora, mi posiziono sul portafoglio. Tasto destro e vedete che ho pagina 1, pagina 2, la didascalia. Questo dovrebbe essere il terzo selfie, questo il secondo selfie. Scorro le pagine, questo è il primo selfie. Panoramica, panoramica, zona. Diciamo è tra la 4 e la 3, 4 e 3, invio, vado, questo è green screen, e questo fiume della zona 4, vado avanti, e questo è sicuramente zona redstone, prossimo video, prossimo, ok, non c'entra più. Redstone next video. Posso cancellare le immagini oppure esportare il tutto sotto forma di file zip che possiamo rinominare. Esporta, andiamolo a vedere. Andiamo qui, questo portafoglio, estrai in portafoglio, cartella, ho le immagini dall'1 alla 7, salvate, ok? Andiamo, ve le faccio vedere, ok, foto, ok, ho scritto Orimo, perfetto, alla grande, ok, chiudo, questa X perché uscire dal portfolio. Andiamo avanti per vedere altre funzionalità. Allora, queste funzionalità io non le uso praticamente quasi mai. Vi avevo detto che una delle funzionalità di Minecraft Education Edition è quella di espandere i 9 blocchi classici, scusatemi, i 9 slot classici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se io digito 7 Fixed slot 1 camera e camera invio. Lui vedete mi ha creato un altro slot. Ok, poi vado T freccia su e dico portfolio. No, porco choc, no, chop no, portfolio. E ho sbagliato perché era lo slot numero 2. Ok, sì, sto facendo un po' di confusione. Camera, perfetto. Il 3 è l'empty map. 3, scusate, 3, scrivo emp e tabbo con il tasto tab, invio. Adesso ulteriori slot. Ok, come si fa se non si ha la rotella? Ve lo ricordate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come faccio ad andare di lì? Il tasto 0, 0. 0 0 0 0 0, ok? Questo penso di averlo detto nel video delle impostazioni di Minecraft Education Edition. E clear fixed inventory se vogliamo rimuovere tutto. Allora, questo è molto simpatico. Cosa succede se io voglio posizionare una bella cassa qui? Sentite che suono?
Non è possibile. Farlo qui, sì, farlo qui. Ho finito i blocchi. Ok, datemi il tempo di scavare un pochetto. Dicevo, non succede niente, sì, certo, non avevi niente in mano. Qui riesco a posizionare qualcosa? No, no. Qua sopra? No. Qui sopra? Tasto Shift. Ok, qui sopra ci riesco. Cosa succede? Perché non riesco a costruire qua sopra? Perché questi blocchi sono dei blocchi particolari, sono dei blocchi che negano la possibilità di costruire qualunque cosa al di sopra di questi blocchi. Cosa serve? Immaginate che avete costruito una cosa fondamentale nel vostro mondo, i ragazzi possono distruggere da qualunque parte oppure modificare il mondo in qualunque modo. Da tutte le parti, tranne che questa zona che avete deciso voi. Questa zona è immutabile, nessuno la può toccare. Chi è che la può toccare? Ricordate? World Builder. Sono true, posso distruggere e posso, fatemi prendere un po' di blocchi. Posso costruire sopra. Mi tolgo la possibilità di essere world builder. È un bel... Scusami, ho sbagliato, pensavo di avere un altro blocco. Un blocco di questo tipo non possiamo metterlo sopra, ok? Se io per esempio... Allora, questo non lo posso mettere sopra perché non sono world builder. Prendiamo un altro blocco di terra, ok? Terra. Ok, stessa situazione. Questi invece sono dei blocchi in cui possiamo costruire qualcosa. Quindi c'è un'opzione in Minecraft dove voi potete rendere immutabile tutto il vostro mondo. Quindi io non potrei scavare, non potrei posizionare oggetti in questo mondo. È intoccabile. Immaginate la città di Firenze, no? E il mondo che ho creato sulla città di Firenze. Lo rendiamo immutabile. E ragazzi, possono costruire soltanto dove troveranno questi blocchi. Al di sopra di questi blocchi è possibile costruire e posizionare qualcosa, qualunque oggetto e anche distruggerlo. Ok? Quindi è una logica inversa. Da una parte non è possibile posizionare, dall'altra è possibile posizionare. E vediamo se c'è qualche altra cosa che non vi ho detto. In un mondo immutabile puoi posizionare qualcosa diciamo sopra gli allow block. Possono essere nascosti sottoterra per, diciamo, rendere più, diciamo, simpatico l'effetto, nel senso che magari non si vuole, avere questo pavimento, insomma, grigio, e allora si posizionano sotto perché tanto vale qualunque, blocco al di sopra, anche a questa altezza più alta, e non è, diciamo, modificabile. È la stessa cosa questo. Li mettiamo sotto e i ragazzi possono costruire al di sopra. E i border block, questi blocchi sono utili per, diciamo, proteggere i ragazzi dal evitare di perdersi. E non, anche, diciamo, io non posso andare oltre questo blocco, vedete, io salto, sto cercando di oltrepassarlo, ma anche avendo questa scala non riesco ad andare oltre. Quindi sono dei blocchi di contenimento. E ho fatto quasi tutto. Gli NPC, con gli NPC ci si può interagire. Tasto destro, dicono delle cose e questo, diciamo, sono delle indicazioni che possono mettere gli insegnanti. Questo è l'uovo per creare l'NPC. NPC sta per non player character. In italiano dovete cercare PNG, personaggio non giocatore, ok, uovo PNG. Comunque ricordate questa forma è la stessa, questa combinazione di colori. Tasto destro, oltre a dare delle informazioni, possono rimandare ad un sito esterno, in questo caso education.minecraft.net. Chiudo e devo aggirare questi blocchi. Qua mi dice che io posso passarli soltanto, vedete, non riesco a passare oltre questi neanche saltando. Devo diventare VB, World Builder. Adesso io posso oltrepassare questi blocchi. Salgo le scale. Ok. Con gli NPC. Ok.
Adesso scusatemi, vi traduco questa cosa qui. Per interagire con l'NPC dovete togliervi l'abilità di World Builder, perché altrimenti se io faccio con il tasto destro, ok, vedete che io non mi dà la possibilità di cliccare su questo link, ma permette di editarlo. Ok, io ti ho digitato VB, mi sono tolto l'abilità di World Builder. Tasto destro, e adesso vedete che ho il pulsante di maggiori informazioni. Se io clicco con il tasto sinistro, ok, non succede niente. VB, abilità di World Builder, tasto destro, lo modifico, tasto sinistro, arrivederci, è morto. Li distruggo, ok? Con il tasto sinistro, modalità World Builder, io purtroppo cancello i nostri personaggi, quindi fate attenzione quando siete con una modalità World Builder. World Builder vi serve quelle poche volte in cui volete personalizzare un mondo Minecraft con gli strumenti di Minecraft Education Edition. Non vi servono per forza abilitare questa funzionalità. Ok, le lavagne. Questo è uno slider, questo è un poster e questo è un board. In italiano credo che sia lavagna, non me lo ricordo, e questo è cartello, insomma, cercateli, comunque sono tra i blocchi di Minecraft Education Edition, servono per scrivere delle cose più, diciamo, meno e più grandi, ok, per comunicare con gli studenti e dare dei, diciamo, delle indicazioni più ampie. Funziona il copia e incolla. Questa c'è una mappa rappresentata. Ok, nuova funzionalità di Code Builder, scusatemi, di Minecraft Education Edition e Code Builder che vedremo nei prossimi video. Tasto destro, come sono qui? Sono World Builder. No, non ve lo faccio vedere questo, ve lo faccio vedere la prossima volta. Saluti all'agent. Tasto destro. No, anzi, scusate, qua c'è un piatto a pressione. Mi avvicino e la porta si apre automaticamente. Penso di essere andato molto alle lunghe. Spero vi sia piaciuto questa panoramica sulle funzionalità di Minecraft Education Edition. Tutti questi blocchi li troverete soltanto in questa edizione. Non c'è nella Minecraft Java Edition, non ci sono nella Minecraft Pocket Edition, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono funzionalità pensate a scopo educativo e tante altre verranno integrate. Ok, e terminiamo qui. La volta prossima potremo fare la parte di Redstone e sicuramente poi quella di Code Builder. Ciao a tutti ed al prossimo video. Condividete se vi è piaciuto.